Ciao ragazzi e bentornati anche oggi qui su Unbox Italia. Oggi un video editato completamente su iPad Pro con LumaFusion. Andiamo a parlare di guanti. Se vi chiedete perché sto editando con LumaFusion è perché ho un problema con il mio Mac. O meglio, non ho più un Mac in questo momento. Tutte le risposte alle vostre domande in realtà arriveranno col tempo. Qualcuno di voi comunque già lo sapeva perché queste informazioni le trovate su Instagram. Detto ciò, andiamo ad unboxare questa confezione che è veramente bella. Difatti, come dice lo stesso fondatore, questa confezione è stata pensata come idea regalo. Difatti si presenta in maniera meravigliosa. I guanti che avevo all'inizio dell'unboxing, erano quelli che avevo mostrato in un precedente video. Però dovevo aver sbagliato la misura, nel senso che avevo preso un 8.5. Questa volta ho preso una misura 9 ed è la misura giusta per me. Se guardiamo qua sotto, infatti, vediamo size 9 e vediamo che questi guanti sono fatti in pelle rispetto a quelli della scorsa volta. In realtà ha pelle e cotone. E il cotone è stato fatto all'uncinetto, come si vede. Si presentano veramente come un guanto di classe, un guanto adulto, non molto giocherellone. E chiaramente sono touchscreen, è tutto lì il viz, diciamo, no? Il motivo per il quale Mugio, una casa che fa cover e pochette per Mac o per tablet generici, faccia anche guanti, perché sono touchscreen. Qui vediamo un po' di informazione in più, ma adesso qualcosa ve la racconto io. Allora, abbiamo questa piccola clippina che è praticamente magnetica, che si può agganciare sia davanti che dietro con una facilità estrema, non bisogna fare una grossa fatica, e sono con questi lembi di pelle nera, veramente niente male. La qualità di questi guanti mi piace particolarmente la pelle. Quest'anno ho preso davvero diversi accessori in pelle, alcuni dei quali ve li mostrerò nei video. Una morbidezza pazzesca, e il bello e che questi guanti touchscreen sono alimentati da una nanotecnologia che in sostanza non necessita che dentro ci sia una mano, nel senso la superficie resta touchscreen, dunque dentro hanno potuto rivestire con una fodera in cashmere, dunque sono estremamente caldi dentro oltre che morbidi, senza difficoltà per quanto riguarda la funzionalità touchscreen. Sono completamente touchscreen, perciò il palmo anche. Qui vi vedete la scritta Mugio in basso. Anche il palmo, dicevo, è touchscreen e funzionano su tutte le superfici touch, ovviamente, qualsiasi dispositivo avete. La misura delle mie mani va benissimo per questa misura 9, che come vedete è scritta anche qui all'interno. Guanti che con questo freddo, non so dove state voi nella zona d'Italia, ma qui fa freddo e veramente ci stanno in questo periodo. E poi diciamo che il nero va un po' con tutto, anche come colori, no? Allora, proviamo con il mio Apple Watch. Devo prenderci un attimo di confidenza, ma come vedete anche le gesture con la pressione prolungata, pressione un po' più forte, funziona tranquillamente. Le dita calzano dentro alla perfezione e anche su iPhone riesco a gestire il sito Mugio senza problemi. I guanti che ho addosso costano 99 euro, vi metto chiaramente il link in descrizione. Sono dei veri guanti tech, ma guanti anche proprio, come dire, guanti seri, ecco. Non senza nulla togliere a quelli del Decathlon, per dire, no? Ma non è quel prodotto lì, semplicemente touch. È proprio un prodotto fatto bene. A tal proposito vi dico che hanno utilizzato la pelle di agnello etiope, che non sapevo neanche che esistessero gli agnelli etiopi, so neanche dirlo probabilmente, mentre il cashmere è delle praterie della Mongolia interna, così almeno dice il loro sito. Ha una trama super fina questo cashmere, ovviamente, e ha super proprietà isolanti. Anche l'ergonomia, nel senso riesco a prendere gli oggetti, riesco a prendere iPhone senza che mi cada, senza che mi scivoli, perciò davvero niente male. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ci vediamo il prossimo sabato con il video parlato e il video infrasettimanale ASMR. Ciao, a presto!